Oggi siamo venuti a fare un giro a Torino. Ma sai che giorno è oggi? Certo, è sabato. Sì, ti ripeto la domanda. Sai che giorno è oggi? È il 2 di aprile. Sì, ok, è il 2 aprile. Quindi, che giorno è oggi? Ah, già, ma sì, è il tuo compleanno. Sì, ok, ma con un po' più di entusiasmo però. Ma io ce l'ho messo l'entusiasmo. Però... E il mio regalo? Vabbè, non ci ho pensato. Ma come non ci hai pensato? Vabbè, ma ragazzi, ma si può fare una cosa così? Non si ricorda neanche il mio compleanno. Ma sì che mi sono ricordata. Adesso? Ma non è vero. Vabbè, andiamo a fare un giro intanto, va? Ok. Tanto ho già capito che oggi marca male, ragazzi. Ele, va bene passeggiare sotto i portici di Torino, però visto che sono le 5 passate, sarebbe anche l'ora di fare un aperitivo, che ne dici? Va bene. Quindi potremmo andare a cercare qualche posto interessante dove stuzzicare qualcosa, almeno mi consolo dal fatto che ti sei dimenticata del mio compleanno. Siamo alla pasticceria Abrate. Ecco, ti ho portato a fare l'aperitivo. Sei contento? Certo che sono contento, mi devo accontentare. Vedi un po' tu. Allora, questo posto l'ho scelto io per fare l'aperitivo. Cosa ne dici, Ele? Sì, devo dire che hai scelto molto bene. È fighissimo perché qua l'aperitivo è composto da due taglieri. Uno con degli assaggini caldi e l'altro con salumi e ogni altro ben Dio. Mi spieghi perché sei venuta a fregare la mia di qua e non ti sei presa la tua dal tuo lato? Perché ero più comoda. Devo dire che questo aperitivo non è niente male, vero Ele? Hai ragione, devo dire che è molto molto sfizioso. Questo aperitivo non era niente male, stuzzichini belli, come dire... Sfiziosi. Sfiziosi, in un locale storico, beh... Mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Certo. Bene, perché questo era il tuo regalo di compleanno. Non ho capito bene, ripeti? Era il tuo regalo di compleanno. Allora, Ele, mettiamo in chiaro le cose. Siamo a Torino e ti devo portare a casa, prima cosa. Secondo, arriverà anche il tuo compleanno e io me ne ricorderò molto bene. Vabbè, allora ne parliamo. Quindi andiamo a casa? No. E cosa facciamo qua se abbiamo finito? Giriamo ancora un po'. Allora, questa cosa ragazzi non mi convince parecchio, eh. Comunque, facciamoci ancora un giretto. Magari mi regala un altro aperitivo. Allora Ele, basta vasche per Torino. Il secondo aperitivo non me l'hai fatto fare. Quindi, cosa facciamo? Andiamo a casa visto che il mio regalo non se ne parla? Non ti ho fatto fare il secondo aperitivo perché stavo scherzando, ti porto a cena. Ah, e dove? Qua di fronte. Cioè, scusa, mi porti a mangiare la capanna dei nonni, ma ok che sono invecchiato di un anno, ma non sono così vecchio. Ehi, ma sei stato tu a portarmi per la prima volta e ce l'avamo trovati molto bene, quindi ho pensato di ripetere. Quindi non è un'allusione che sono diventato troppo vecchio? No. Allora andiamo a mangiare perché c'ho fame.
Va bene. Vabbè Ele, ti perdono, il posto è carino, so che si mangia bene, quindi ti perdono tutte queste cose che mi hai fatto subire oggi dicendomi che non avevo il regalo, eh. Intanto abbiamo ordinato e ci è arrivata la focaccina. Che buona che è. Hai sentito? Ci sono le cipolle. È veramente buonissima e le cipolle si sentono veramente tanto. Tanti auguri. Sono arrivati gli antipasti. Io ho preso i calamaretti fritti con la crema di patate dolci, poi ci sono delle chips di patata e poi non mi ricordo più. Comunque c'è un buon profumo. E adesso vi faccio vedere che cosa ha preso Diego. Ho preso una cosa golosissima. La fajitas, ma fatta con la lingua, il cavolo nero e le cipolle. C'è un profumo veramente incredibile e soprattutto sto pensando come cavolo faccio a mangiarla. Ho optato per andare di mano e adesso assaggiamo. Strepitosa, la tortilla è sofficissima, la lingua è spettacolare, mi si dissa in mano tutto, mi sto sporcando tutto, ma è veramente buonissima, mamma mia. Il mio piatto era davvero buono, i calamaretti erano tenerissimi, sotto c'era questa crema di patate che era aromatizzata allo zenzero e poi cos'è che c'era? Allora Ere, l'hai mangiato tu. Tu dovresti sapere che cosa hai mangiato, non chiederlo a me. Non mi aiuti mai però, eh. Comunque c'erano le chips, belle croccanti. Qui c'era una salsina bianca, che penso che fosse una salsina tipo allo yogurt, ma non sono tanto sicura. E una cosa che mi ricordo, ma anche quello non sono tanto sicura, la polvere di shiitake. E meno male che se lo ricordava, ragazzi. Ci sono arrivati i primi. Io ho preso delle tagliatelle fatte in casa con condite con una crema di cime di rapa. Sul fondo ho una crema di pomodoro e poi una polvere di olive e sopra le tagliatelle un bel battuto di gamberi. Io invece ho preso dei ravioli ripieni di mozzarella affumicata, giusto? Ripieni di mozzarella affumicata con pomodori secchi e anche io c'ho una cremina verde sul fondo ma non mi ricordo che cos'è. Beh però ce n'è di ravioli, è nel tuo piatto Ele, mamma mia. Sì è vero, però gli antipasti devo dire che la tua fajita era molto più grossa del mio piatto, quindi ci compensiamo. Tagliatella veramente ben fatta, lunga, gamberi spettacolari, sono un burro, è buonissima ragazzi, veramente buonissima. I miei ravioli erano davvero buoni, si sentiva tantissimo il profumo della affumicatura, giusto naturalmente, i pomodori secchi gli dava un bello sprint e poi c'erano le mandorle che comunque davano la croccantezza al piatto ed era una bella porzione, devo dire che i ravioli erano davvero molto molto buoni. E
è arrivato il mio secondo. Tonno tataki, crema di cavolfiore, patate e agretti. È semplice di così. Io ho preso delle guance cotte a bassa temperatura. La guancia è una minima parte di questo piatto. Ci sono verdure pastellate, c'è una crema, cioè c'è tantissima roba che io francamente non mi ricordo più che cosa sia, tutto quello che c'è insieme, ma il profumo è veramente fantastico. E adesso, anche se non mi ricordo cosa c'è, me lo mangio tutto perché mi fa venire una acqualina veramente incredibile. Non potete capire cosa non è questa guancia. Penso che siano le guance più scioglievoli e più morbide che io abbia mai mangiato. Si sciolgono veramente in bocca, ma nel vero senso della parola. Il tonno cotto benissimo ed era passato nel sesamo, e gli agretti che erano fritti ed erano buonissimi. Le porzioni sono veramente abbondanti. Ma visto che è il mio compleanno, io decido che mangiamo anche il dolce, anche se la Ele è un po' piena. Tanto poi paga lei e quindi abbondiamo, ragazzi! Te lo concedo solo perché è 2 anni che non festeggiamo fuori, ma festeggiamo solo a casa. E quindi ho 2 anni da recuperare. È arrivato il dolce. Io ho preso una rivisitazione del baklava. Vabbè, comunque avete capito, ho preso una rivisitazione del baklava, che praticamente questa sfoglia fatta con diversi strati di... No, non è una sfoglia, aspetta, sono diversi strati di pasta filo alternati a nocciole e miele di tiglio, sembra che abbia detto. Sopra c'è della panna montata, semi montata forse, e una purea di fragole per dare acidità. Io, semplice, lineare, dritto come il filo, tirami su. Quindi savoiardi, cioccolato e mascarpone. Più semplice di così si muore, ma è godurioso ugualmente. Bene ragazzi, cena finita. Allora, le conclusioni. Perdoniamo la Ele che mi ha fatto un po' penare. Sarà meglio. Quindi quando sarà il suo compleanno non dovrò vendicarmi più di tanto. Ricapitolando la giornata, l'aperitivo che mi ha regalato la Ele era buono. La cena pure, perché conoscevamo già questo ristorante e si mangia veramente bene. Porzioni abbondanti e si spende poco. Io non dovrei saperlo. Infatti. Quindi adesso la Ele vi inquadra quanto ha speso. Io forse lo scoprirò quando monterò il video, quindi lo scoprirò comunque. Giuro che non ho visto, giuro, eh. Comunque, grazie alla Ele che mi ha fatto regalo di compleanno. E questa sera vi salutiamo con lo scorcio della Mole Antonelliana a Torino, tutta illuminata. Ciao ragazzi! Ciao!